Presidente Bonvecchi, squadra al lavoro per preparare la nuova stagione. È stata un po' completata la rosa. Come l'ha visti questi ragazzi nei primi giorni di allenamento? Beh, ormai è una settimana. Gli allenamenti sono duri perché la pausa, sai, è stata lunga quest'anno, perché è un anno che abbiamo finito anzitempo nonostante i playoff. Spesso si finisce tardi per i play out oppure perché abbiamo finito presto nonostante i playoff. E sai, dopo ci sta il caldo, ci sta il mister, che lo vedo più motivato che mai. E sì, onestamente vedo che gli allenamenti sono molto duri. E una cosa che mi piace è che i nuovi arrivati si stanno integrando benissimo. Forse abbiamo fatto una squadra, forse troppo, essendo abbiamo ringiovanito molto, li vedo molto lici al dovere, no? Manca un po', pecca un po' di personalità in questo momento, nel senso, non è un'accusa, è una valutazione. C'è qualcuno che magari nessuno si un po' mette, antepone come leader, perché inserirsi in un contesto che, anche se è stato molto cambiato, però c'è gente storica, capito? Allora gli altri li vedo un po' guardinghi, così, questa è la mia impressione, però li vedo bene con gli altri tra loro. Ecco, sarà infatti un po' un anno di cambiamenti, perché hanno salutato alcuni senatori, però sono arrivati allo stesso tempo giocatori validi, è stato fatto un buon mercato. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, ci eravamo posti un obiettivo a livello di bilancio e di non sforarlo, e siamo stati a pelo, però tra quello che potevamo fare abbiamo fatto quello che ci piaceva. Dopo, se abbiamo sbagliato, il campo lo dirà, e onestamente potrebbe essere un anno diverso da quello che abbiamo, che aspiriamo a fare, anche perché ripetersi è sempre difficile. Ripetersi quando cambi 8 persone, di cui molte storiche, è difficilissimo, considerando che sembra un anno di pazzia, perché è pieno di squadre che... cioè, non lo so, qui in zona, poi senza trascurare la parte alta delle Marche, il Montecchio, Urbino, per noi sono un po' in incognita, ma sicuramente da quello che sentiamo hanno allestito squadre ambiziosissime, e qui intorno a noi sembra veramente una maledizione. Pare la concentrazione dello spreco totale, cioè qui ci rincorriamo squadre di promozione che ci fanno concorrenza, onestamente da una parte ti stimola, ma da una parte ti fa penare tantissimo, e a tratti bisogna anche scansarsi, perché sennò va a fine che ti fai male, e se non dovesse venire i risultati dopo a raccogliere i cocci è molto difficile. Eh sì, il livello si è alzato molto con le società, che insomma non ci sono, diciamo, squadre meno attrezzate, anzi. Invece, per quanto riguarda il Chiesa Nuova, a posto così o ci regala un ultimo colpo il premio? Noi siamo a posto così, dobbiamo soltanto sistemare una situazione, in quanto ci sono alcuni ragazzi in prova. In settimana chiariamo la posizione di questi ragazzi, perché la rosa adesso è ampissima, siamo 28 persone e c'è 2-3 persone che sono in prova, dobbiamo valutare, poi siamo chiusi, abbiamo finito. Benissimo, allora in bocca al lupo per il proseguo della preparazione. Viva il lupo, viva il lupo. Michelangelo Monaco, uno dei nuovi volti qui in casa Chiesa Nuova, ti chiedo insomma che ambiente hai trovato, quali sono state le tue prime impressioni? Ma un ambiente bellissimo, società serissima e compagni di squadra molto, molto divertenti, e penso che si possa creare un bel gruppo. Ecco, arrivi dal Montefano, quindi conosci benissimo il campionato di eccellenza. Che campionato sarà? Ma io penso che abbiamo visto in questi anni il campionato sia comunque sempre diciamo è salito di qualità, sia tecniche che comunque fisiche, e io penso che quest'anno sia ancora un ulteriore passo, diciamo, in avanti. Cioè, ci aspettiamo un campionato veramente difficile, più degli altri anni. Ecco, eri stato cercato da diverse squadre, almeno abbiamo letto così, come mai hai scelto proprio di venire a Chiesa Nuova? Ma dopo 3 anni a Montefano cercavo comunque nuovi stimoli. Ringrazio il Montefano, perché comunque
mi sono trovato benissimo, mi hanno trattato così come la mia famiglia, comunque sono stato trattato benissimo e per questo li ringrazio. Però avevo voglia di cambiare aria e Chiesa Nuova secondo me è il giusto stimolo per crescere col mister Mobili e per crescere con un'altra società molto ambiziosa. Dato nel frattempo si suda, si corre molto. Sì, Mister Mobili è molto severo, però no dai, finché c'è divertimento e lavoro siamo contenti. Benissimo, grazie, in bocca al lupo. Grazie.